Ciao a tutti, bentrovati e bentornati su Xenoverse per Aspera ad Astra. Nello scorso episodio ho sconfitto il campione e sono forse entrato nelle grazie di Luxflon, chi lo sa, proprio nelle grazie, proprio vere e proprie, perché prima sì, prescelto, però adesso proprio preciso, senza alcuna sbavatura, e Aster, che era appunto il campione, ci ha detto: guarda, c'è un mio amico che mi aspetta al percorso 10, vogliamo andare? E andiamo a vedere chi è questo amico che lo aspetta al percorso 10, che sarebbe poi il percorso vicino a Ofiucia e a Sagittopoli. Aspetta. Ah, perché qui non ci potevo andare, quindi è un punto diverso. Sì, tutta quanta un'altra strada questa. Ora ho capito. Infatti è endgame sta parte, sì. Con Surf posso raggiungerla. E infatti non c'ero stato qui. Ho capito. L'Astra Draco! Ok, Malfoy? No. Eccoci qui. Lì, ma è Bellocchio! Ah, che bello! Ecco il ragazzo talentuoso di cui ti parlavo, Bellocchio. Vediamo un po'. Non è invecchiato di un giorno, vabbè, lui viaggia tra le dimensioni. Se persino Astra in persona ci mette la firma, dovete proprio essere un allenatore di tutto rispetto. Sono un agente scelto in missione per conto della Polizia Internazionale. Nome in codice? Bellocchio. Ma veniamo al dunque. Da anni sono sulle tracce di un Pokémon misterioso con la capacità di viaggiare nello spazio e nel tempo. In quanto agente della Polizia Internazionale, non posso permettere che un cattivone ci metta le mani su. Un cattivone. Gli sono stato alle calcagne in epoche e dimensioni differenti, e la ricerca mi ha condotto fin qui. Dielebi? Dielebi, il Pokémon spazio-tempo. Io perché continuo a ripetere Gold da 3 episodi? Perché Gold c'è nel gioco. Perché tra i feed di YouTube mi passava Gold Battle Team, quindi ho detto di Xenoverse ovviamente, quindi ok, c'è Gold. Quando lo incontro sto Gold? Però torniamo a noi. Wow, mi chiedo però cosa l'abbia portato proprio qui ad Eldew. Pare che con i suoi poteri abbia generato dei punti dediti al riposo nelle più disparate linee temporali. Stando alle informazioni in mio possesso, nella regione sono presenti in gran numero queste fonti che si presentano sotto forma di piccoli tempietti dal bizzarro aspetto. Ma quello è Celebi, però, non è Dielebi. Dielebi però è un Pokémon timido e sfuggente, pertanto è molto difficile avvicinarlo. E qui entri in gioco tu, Link. La differenza tra me e voi qual è? Ah, che sono abile. Un allenatore abile come te suscita fiducia nei Pokémon. Sono certo che sarà lo stesso anche per Dielebi. Ma tu eri il lume del Monte Zodiaco. Qual è la differenza sostanziale vera? Provare non costa nulla. Fatevi pure avanti, Link. No. Ah, mi teletrasporta, quindi parte la quest. Ah, così? Bene. Sembra in qualche modo collegato a Celebi, certo. A differenza della controparte, però, Dielebi viaggia attraverso dimensioni alternative, passate e future. Ah, le dimensioni, lui! Ma come? E Dielebi è sparito, certo, c'ho la squadra. Ero certo che sarebbe andato a finire così. Sta tranquillo, Bellocchio. Era tutto parte del mio piano. Link, interagendo con Dielebi, il tuo PokéWes ha già registrato alcune informazioni su di lui. Finché ti tratterrà qui ad Eldew, ti sarà possibile tracciare ogni suo movimento sulla mappa città. Così facendo, saprai sempre dove si trova, e raggiungendolo potrai provare a catturarlo. Non mi aspettavo di meno da una mente brillante come la vostra, Aster. Eh sì, Link, vi cedo il testimone della caccia a quel Pokémon. D'ora in poi sarà vostro compito occuparvene ed evitare che un potere come il suo cada in mani criminali. Molto bene. Sembra proprio che il mio incarico sia giunto alla sua conclusione. È il momento di separarsi. Chissà che non ricapiti l'occasione di incontrarsi. Ma fino ad allora, addio, ragazzi miei. E addio. Bellocchio. Che tipo in gamba, eh? Bene, Link. A quanto pare ora è una missione da portare a termine. Purtroppo io non potrò darti una mano, ma sono sicuro che saprai fare un ottimo lavoro anche da solo. Alla prossima! Quindi ora non mi resta che volare in un punto a caso e fare avanti e indietro fino a che non lo trovo. Tipo, no? Se ora sta qua al percorso 10, per dire.
Ah, si trova lì. Ma se io faccio avanti e indietro, tipo cambia come in Pokémon normale? Cavolo, vola veloce sto tipo, eh! Eccolo, eccolo! Ok. Ragazzi, io ve lo dico. Non mi interessa nulla. Master Ball. Perché sono 20 minuti che lo sto cercando. E non compare neanche al primo tentativo. Quindi anche a me dispiace usarla, ma per lui ci vuole la Master Ball. Non ho idea di quanti roaming Pokémon ci siano qui, ma per lui la uso. L'ho messo primo in squadra giusto per vedere se accade qualcosa. Aster. L'ho preso, eccolo qui. Sei riuscito a catturarlo, sei davvero un portento, ottimo lavoro. Hai già provato a fare visita in uno dei tempietti di cui parlava Bellocchio? Chissà cosa succederebbe portandoci di Eleby? Dov'è? Dove sono questi tempietti? Ora sono un professore a tutti gli effetti, perciò vieni pure da me per una valutazione sul tuo Pokédex, eh? Sì. Vediamo un po'. Hai visto 298 Pokémon e ne hai catturati 21. Stai andando alla grande, non è vero? Non è vero, i tempietti dedicati a Dielebi? Oddio, dove si trovano? A quanto pare ci sono diversi tempietti che servono a catturare altri leggendari, dei giochi passati, dei giochi veri, insomma. Deoxys, Lugia, Ho-Oh, Mew, Celebi anche, Darkrai, Cresselia. Però vorrei provare a catturare Celebi, visto che effettivamente Dielebi, Celebi. Per Celebi bisogna andare a percorso 5. Prima di prendere Celebi però, ragazzi, bisogna andare al casinò di Eldio a prendere Sabolt, altrimenti non se ne può fare nulla. Sabolt è un tassello fondamentale per prendere Dielebi. Quindi andiamo qui ed entriamo qui sotto nelle fogne. Dobbiamo fare un percorso specifico, ovviamente. Non è che possiamo trovarlo così a caso. Si va qui. Poi si scende qui sotto. E se non sbaglio qui c'è un'apertura. Ecco fatto. E basta parlare con Dielebi, cioè basta avere squadra Dielebi, parlare col tempietto e si aprirà un varco. Hipster. Poi ci sono delle scale qui che prima non c'erano, eccolo. Grande. Sì, tranquillo però. Ah, fa saltare la corrente lui. Livello 70. Poia. Non sarà facile. Signoraggio, boh. Buono. Ah, però. Eh sì, ragazzi, sì. Vediamo un po' se le Pokéball. Oh, a caso, provo con una Pokéball normale. Magari ha un catch rate. Però. È strano. Ti ha fatto. Due tick, non è. Amico, ok che ho. Ok che ho salvato, però. No. Grande, preso. Perfetto. Ora abbiamo Sabolt e possiamo proseguire nella storia. Le informazioni su questo Pokémon sono avvolte nel mistero. Pare sia comparso a seguito di un blackout di sistema. Ok. A questo punto però dobbiamo prendere la GS Ball e non subito Celebi. Ci vuole ancora un po' di. Ci vuole ancora un po' di lavoro. Andiamo a vedere questa GS Ball. Almeno Celebi voglio provare a prenderlo. Eccolo qui, dovrebbe essere qui. Sì. Mi dà le botte. Eccolo, tre botte lì ci volevano. Ok, è andato. Ok. Ah. Veniamo trasportati. No, vabbè. Che figata! Bellissimo! Ma aspetta. Ah, ok, niente.
Niente tavola. Wow. Il testo è illeggibile, ma non si può neanche entrare. Oh! La mia testa. Cosa? Ma dove mi trovo? Chi sei tu? Capisco, ti chiami Link. Io mi chiamo Vint, o almeno così credo. Vintage, sicuramente. Sembra quasi una città del passato. Tu come hai fatto ad arrivare fino a qui? Capisco. E così hai attraversato uno strano varco bianco a sud della città, eh? Chissà, probabilmente noi non apparteniamo nemmeno alla stessa dimensione. Beh, già che sono qui non mi resta che esaminare un po' la zona. Prendi questa. La GS Ball che serve a catturare appunto Celebi. Potresti trovare qualcosa di interessante in giro. Sì, grazie. Avevo intenzione proprio di dare un'occhiata. Niente, questo posticino qui. Oh, salve. Una palestra. Una palestra. Ah, erano anni che nessuno dall'altra parte si faceva vivo. Allora ti va una lotta. No. Sì, ok, facciamo una lotta. Facciamo un'altra volta. Ma come? Scusami? Pokémon Center è aperto, ma... non c'è niente. Stessa cosa è il market, sicuramente. Alla porta è chiusa a chiave. Con Sabolt in squadra, dirigiamoci alla radura paludosa. Dobbiamo dirigerci dove c'erano... i tizi che non ci facevano passare. Se vi ricordate, qui prima non si poteva andare. Percorso 6 a sud, ma noi andiamo ad est. Che è la strada che ci interessa. Ah, ma ci sono allenatori! Andiamo qui nella palude e vediamo che troviamo però... oltre al veleno, certo. Andiamo qui sopra. Ok. Oh, allenatori! Andiamo per l'appunto di qua, se non sbaglio. Sì. Qui bisogna andare. Come vedete lì c'è un... una caverna che sembra protetta da una qualche specie di barriera. È un nido. Andiamoci allora Sabolt. Ci serve Sabolt qui. È tutto nero. Ah, ma sono componenti che servono per i robot del Team Dimension. La corrente è staccata, allora riattiviamola. Ah, ma ci sono quei due da scovare allora. E andiamo, usciamo dal nido. Il lavoro di Sabolt qui è concluso. Infatti ci serviva Sabolt perché solo Sabolt può effettivamente attraversare quel nido. Motivi di storia. A questo punto andiamo qui giù. E dovremmo trovare, se non erro, i tizi del Team Dimension pronti a lottare. Per quanto sono rimasto in stand-by, è ora di carburare con una lotta. Lo stesso vale per me. Non è ancora finita, l'Electro Swing è forte e vivo. Una delle host più belle. Batteria scarica, ok. A questo punto attraversiamo questa piccola radura. È uno dei tempietti di Dielebi, vuoi attivarlo? Beh certo, se no come facciamo ad andare in un'altra dimension? Eccoci qui. Ok, hold style. E questo tempietto? Vediamo un po'. Santuario Nido Tempo Via è dedicato al protettore della foresta. C'è un foro perfettamente circolare. Vuoi inserire la GS Ball? Sì. Ehi! Eccolo! Proprio old style! Carinissima la cosa! Ah, ok. Allora, cerco di fargli male perché è livello 80. Però Celebi non è che sia proprio tanto forte, ragazzi. Non è che abbia chissà quali poteri incredibili. Quindi può essere che lo mando KO, Ha resistito bene, ha incassato il colpo. Proviamo a catturarlo. Oddio, la Velox Ball al terzo turno. Ah, però! Accidenti! Ok, si è ripreso un bel po' di punti salute con Parassiseme. Alla faccia. Drago Pulsar. Boia. Ok, ora dovrebbe essere pronto. Andiamo un po'. Prima era gialla, ora è rossa. La differenza c'è. Praticamente, da vita verde, vita gialla e vita rossa,
non cambia. Per esempio, se Vita Rossa è da 20 PS a 1, il catch rate sarà sempre lo stesso, non cambia. Che tu che sia 10 o che sia 1, l'importante è il colore. Accidenti però, oh! Fa due tick, ma il terzo niente, eh? Non ne vuole sapere. Vabbè, Tianlong, ciao. Siamo un altro Pokémon, Endeavor, che potrebbe fargli molto male, Endeavor, visto che è erba psico lui. Allora, le ball, andiamo con la rete ball, con le otro, lui è erba, vabbè. Ma dai! Ma ho le ultra ball. Sono scemo. Compro le cose e neanche mi ricordo. E vabbè però, Andre Link, sei un minorato. Hai il potere di viaggiare attraverso il tempo, ma si dice che appaia solo in periodi di pace. Mandiamolo al PC. Ragazzi, allora, con questo video inauguriamo la prima di due parti, penso, nella quale catturo i leggendari o i Pokémon misteriosi del gioco, quindi mancano Mew, Lugia, Ho-Oh, Deoxys, Cresselia, Darkrai, Genesect e Heatran. Allora altri due video almeno. Perfetto, per questo video è tutto, allora io vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!